All'Olimpico passa per primo il Piacenza al 36esimo, azione di Caccia sulla sinistra, più veloce di Pratali, mette il pallone nell'area piccola, dove arriva un ex juventino, Guzman, a segnare il gol dell'1-0, sesto in campionato per Guzman. Poi Nasca Figlia fischia un calcio di rigore dubbio per mano di Gervasoni e Rolando Bianchi fa 99 da professionista, 1-1. Sotto il diluvio di Bergamo, la squadra di Mondonico era andata avanti al 12esimo, il tiro di Mingazzini deviato da Cosenza, gol per Albino Leffe, partita poi sospesa al 14esimo. Vittoria preziosissima per il Pescara sul campo del Porto Gruaro, assist di Cascione, partenza in posizione regolare di Soddimo, piatto destro a battere Rossi, gol dell'1-0 per il Pescara, quarto in campionato per Soddimo. Soddimo che è grande protagonista anche nella ripresa con questa azione sulla destra, va via Madaschi, l'assist a rimorchio dove arriva Bonanni dopo il velo di Sansovini, 2-0 per il Pescara. Nel finale arriva il gol della bandiera per il Porto Gruaro su assist di Schiavon, sponda tentata da Gerardi, si infila Altiniera alle spalle di Mengoni, 2-1 per il Pescara. Vicenza che cade in casa contro il Crotone, Vicenza che però va avanti al 27esimo del primo tempo, l'assist è di Rigoni, il gol è come al solito di Elvis Abruscato che incrocia con il sinistro battendo Belez per l'1-0. Nel secondo tempo arriva la reazione del Crotone che pareggia al secondo minuto con Kevin Minto, secondo gol in campionato per lui sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cunico e poi sugli sviluppi invece di un calcio di punizione il Crotone trova anche il gol del 2-0, azione che si prolunga al decimo del secondo tempo, Cutolo per Galardo, tocco intelligente sul secondo palo dove Djuric prima di testa e poi di piede segna il gol del 2-1. Basta meno di un minuto invece al Sassuolo per battere l'Empoli, dopo 45 secondi Bocchetti all'interno dell'area di rigore per Catellani, la sponda per il sinistro di Quadrini, gol vincente di Quadrini, 1-0 per il Sassuolo, terzo in campionato. È 1-1 invece al tombolato tra Cittadella e Modena, col Modena che passa in vantaggio, cross di Gozzi e gol di Stanco come la scorsa settimana, Modena avanti al 41esimo del secondo tempo, Modena che però si fa raggiungere dal Cittadella, calcio di punizione di Dallabona, gran gol con il sinistro del capocannoniere, 20 in campionato per Piovaccari, 1-1. Match delicatissimo quello del Duca tra Ascoli e Frosinone, passa la squadra dei Castori, Gazzola ribatte Frison nell'area piccola, però il tocco vincente di Arturo Lupoli che segna dopo 3 minuti il gol del vantaggio, Frosinone che reagisce con questa azione alla mezz'ora, stellone per Bottone, tocco facile di Masucci al terzo gol consecutivo, Frosinone che sfiora il gol del 2-1, gol del 2-1 che invece lo subisce su calcio di rigore, fallo di Benjamin su Gazzola, Fecesin, secondo rigore consecutivo, Ascoli che torna in vantaggio, Frosinone poi in 10 uomini, allora l'Ascoli nel finale può dilagare, arriva il primo gol in campionato dell'argentino Juan Antonio, sul tiro di Donato e bravo Frisone, Juan Antonio segna il gol del 3-1. E il Grosseto inguaia ancora di più la Triestina dopo 6 minuti, grande azione di Caridi che salta un paio di uomini della difesa della Triestina, poi pennella il cross all'interno dell'area di rigore dove Godeas anticipa Colombo, segna il gol dell'1-0, non benissimo il portiere della Triestina, benissimo invece Gaetano Caridi che parte da lontanissimo, salta uno, due uomini e poi incrocia con il destro il gol del definitivo, 2-0.